Oggi parliamo di Alitalia. Alitalia, la nostra compagnia di bandiera, una compagnia che era pubblica, 100% pubblica, e che durante il governo Berlusconi fu salvata dai capitani coraggiosi, ricordate, no? I capitani coraggiosi, perché volevamo che rimanesse italiana. Ebbene, facemmo una good company e una bad company, e la good company fu acquisita dai capitani coraggiosi. Dopo 6 anni ci troviamo in una situazione di crisi, quella good company è diventata una bad company e abbiamo una grave situazione occupazionale. Ma qual è la situazione odierna di Alitalia e dei lavoratori dell'Alitalia? Allora, in Alitalia sono stati preventivati 2.251 esuberi, quindi lavoratori che perderanno il proprio posto di lavoro. Non si capisce bene qual è il piano strategico del governo italiano in questo settore, cioè nel settore del trasporto aereo. Dal 2008 ad oggi abbiamo 10.000 esuberi, 10.000 persone competenti che perdono il posto di lavoro e che sono a casa senza alcuna prospettiva di futuro. Mi chiedo quale sia il piano del ministro Lupi e del ministro Poletti in questo senso, cioè qual è il piano strategico che il governo sta approntando per affrontare la crisi del settore. E di altri rileverà l'Italia. Ma qual è il piano industriale per il rilancio di Alitalia? È venuto il ministro Lupi in commissione trasporti al Senato. Gliel'abbiamo chiesto a lui. Sentite che cosa ci ha risposto. Io posso. È un piano privato, non è un piano. Nel momento in cui c'è l'accordo sarà presentato ovviamente a tutti. Le linee guida, neanche io lo posseggo, nel senso che ho le linee guida che mi sono state illustrate al governo, per quanto è giusto che il governo possa valutare, però dovete chiederlo ad Alitalia, non a me. Ecco. Dobbiamo ringraziare il ministro per questa esaustiva risposta.